Tutti amici di Mistero, dal vostro Daniele Bossari. Ci troviamo qui in quest'ultimo appuntamento odierno, nell'ultimo avamposto d'Algarve. Fu costruito nel 1300 per impedire il passaggio, cameraman, attento a non farti male, che stava scorocchiando. Scorocchiando, termine tecnico, va bene. Dicevo, fu costruito per no, presidiare, prego il cameraman di riprendere e fare un attimo una vista, una panoramica su quello che è, no, il lato, il controllo del castello. Ecco, magari da quest'altra parte non si vede, ma sotto quel ponte passa un fiume, adesso ormai un fiumiciattolo. Prima era di portata maestosa quanto quest'altro corso d'acqua, ecco. Questi sono i famosi fiumi Chiu e Chia. E la loro storia. La loro storia è alquanto singolare. Camera, attento che ti fai male, che c'hai anche il tuo pubblico che ti ama. È la storia alquanto singolare e io ve la vengo a spiegare. Ecco, questa storia, ecco, risolve il mistero di un detto popolare, no? Molto conosciuto. Dovete sapere che il fiume Chiu e Chia sono una ramificazione che poi va a confluirsi in un unico canale che collega l'Atlantico. Pensate un po' con il Mediterraneo. Se non che ad un certo punto, niente, i portoghesi che ereditavano questo nome dagli arabi, per sentirlo un po' più loro, ecco, gli aggiunsero una P alla fine. Ecco. E visto che questo castello era preso sempre d'assedio, ecco, quando si dava l'allarme, ecco, si usava a urlare. Per indicare la provenienza dei assalitori. Assalitori, diciamo così. Ecco, si utilizzava invocare il nome del fiume, no? Per individuare la direzione dalla quale stavano venendo gli assalitori. E quindi niente, vabbè, c'era quando si chiamava solo il fiume Chiup, chiaramente notare sempre il panorama mozzafiato. Chiup voleva indicare, costava di indicare che attaccavano dal fronte sud-est, est-sud-est, mentre quando chiamavano le guardie di vedetta Chiap, stava ad indicare che attaccavano dalla parte sinistra del castello, ossia dalla parte di sud-ovest. E il castello, che era a presidio, nel punto di congiunzione di questo canale navigabile che avrebbe portato potenzialmente fino a Lisbona, ancora oggi, ecco, che permetteva attraverso l'occultamento di navi in risalita sul fiume dal Mediterraneo, ovviamente di truppe arabe, quindi di arrivare a conquistare la capitale del regno, no? Lisbona. E quindi sostanzialmente Chiup ci assaltano da destra, Chiap ci assaltano dalla sinistra. Nel tempo, incredibile, va bene, diventate Chiupete e Chiapete. Stava ad indicare, no? Praticamente si è immazzata, ecco, un pochino. Quindi chiupate e chiappate, inizialmente stavano ad indicare, no, tipo, boh, cosa, no? E stanno pigliando da tutte parti. Ecco, fino a diventare quindi poi un detto popolare, ereditato per prestito linguistico,
durante la frequentazione dei nobili portoghesi nel 1600 nel regno di Federico II di Borbone, per prestito linguistico, ecco, questo modo di dire, e chiuppete e chiappete, no? Un generico, è diventato un nostro termine, ecco, modo di dire della lingua napoletana. Diciamo che anche questo mistero l'abbiamo svelato e ci abbiamo i pigiami da uomo e i pigiami da donna, signori. E beh, direi che da Mertola, Mario Mertola, nato qua, ecco, da Mertola è tutto, il vostro Daniele Bossari, e oggi, ma solo per oggi, vi saluta così, con questa splendida veduta mozzafiato. Cameraman, ecco, un saluto a casa e fai una bella ripresa. Alla prossima puntata. Ciao!